Buongiorno e benvenuti nella mia cucina, la cucina di A Tavola con Silvia. Quest'oggi vi farò una ricetta particolare, una ricetta che mi ricorda tutta la mia infanzia. Dovete sapere che mio padre era di Frascati e almeno una volta al mese andavamo a Frascati a prendere dei biscotti particolari che lì vengono chiamate le pupazze con tre tette. E io ricordo questi sapori fantastici di miele, di pepe, perché comunque erano leggermente pepate, eccetera. E quindi ho voluto riproporvele. Ok, Le vuoi le rifare? voglio rifare. È una ricetta semplicissima. L'unica cosa è che per fare quel tipo esatto di pupazza ci vuole uno stampo particolare che non si trova in quanto è un marchio, c'è un marchio depositato, c'è tutta una storia dietro e di conseguenza mi arrangerò con quello che ho, no? Questo. Questo farò delle pupazzette. Ok, andiamo ad elencare gli ingredienti che sono veramente pochissimi. Questa è una piccola aggiunta che ho fatto io, che farò io. Allora, sono 150 di miele, Qualsiasi tipo di miele. qualsiasi tipo di miele, cioè in realtà dovrebbe essere usato il millefiori, che è quello che più si presta per i dolci. Sì. Ma se avete un qualsiasi altro tipo di miele, a meno che non sia quello di castagno, che è molto forte, o quello, che ne so, al mentolo, all'eucalipto, questi qua, che insomma voglio dire, danno poi un sapore un pochino balsamico, no? Ai biscotti, qualsiasi tipo di miele poi va bene. Dicevo, 150 di miele, 300 di farina, un pizzico di sale e un pizzico di pepe. Farina che tipo? 0, 0, 0. Non usate la manitoba perché sennò vengono troppo duri, la semola anche è troppo duro, quindi una farina per dolci, va bene? Detto ciò, cosa dobbiamo fare? Mettere tutti gli ingredienti in planetaria o a fontana su un tavolo e impastarli fino a che non diventano un panetto liscio ed omogeneo. Dopodiché andremo a fare le nostre formine. Quindi la farina, il miele. Io ho usato un miele che, scusate, ho comprato da Bufale Non Solo a Montelibretti. Lei spedisce anche a casa, quindi è molto più comodo Sì, per ragazzi, noi. date un occhio. Io vi metterò nell'info box la pagina Facebook. Date un'occhiata ai suoi prodotti e vi innamorerete. E devo dire che è buonissimo, veramente buonissimo, praticamente tutto quello che ha. Sì. Un pizzico di sale, Ancora non ho trovato niente che non sia buono in quel negozio. esatto, Peccato, perché almeno e dici no, quella cosa però non mi è piaciuta. No. un pizzico di pepe bianco. Io ho messo il pepe bianco perché così poi magari quello nero fa vedere i puntini, invece questo qua no, è bianco. E vado in planetaria con la foglia, ok? Ci vediamo tra un po'. Scusate. Purtroppo avevo la ricetta scritta su un foglietto di quando ero ragazzina e mia nonna faceva l'uno come il due. Scusate, sono 250 di miele e 300 di farina. Scusatemi. Allora, questo è il risultato. Io mi ungo leggermente le mani per lavorarlo ancora un po', ma proprio niente di olio, eh? E andiamo a lavorare ancora un pochino sul piano di lavoro. Ha la consistenza tra una pasta frolla e una pasta sfoglia. Ovviamente questa adesso l'andremo a stendere e faremo le nostre formine. Quindi la vado ad impastare un po', la stendo e ci vediamo qua. Eccola qua. Fatela un pochino alta, mi raccomando, deve essere un centimetro scarso. Ok? Mettete, mi raccomando, la farina, se no non vi si staccheranno mai. Questa è un pochino troppo alta, la stendiamo un po'. Non è facilissima da lavorare perché appiccica, però poi insomma il risultato vi posso assicurare che è fantastico. E ora andiamo a fare le tette.
le famose tre tettine centrali. Certo, ripeto, questo non è lo stampo originale, ragazzi, non vuole esserlo, però io mi arrangio con quello che ho. Perché praticamente la storia è che queste pupazzette avevano due tette per il vino e una tetta, no, due tette per il latte e una tetta per il vino. Perché a Beh, c'è Frascati, il vino buono. esatto, c'è il vino buono, le ho fatte troppo grandi, vedi? Non mi regolo con le misure. Ok, le facciamo un pochino a punta, non sono perfette, ovviamente, ripeto, loro hanno degli stampi particolari e io no. Togliamo la Dai, pastina nel ci vediamo a tette cesso. fatte. Sì, le tette sono fatte in realtà, faccio Anche quelle altre, le altre. anche le altre, a A tra tra poco. poco. Eccole le nostre bamboline tettine. Sono carucce, ma insomma voglio dire, ragazzi, sono ben lontane da quelle che sono le Ah, bambole certo, non sono le frascatane. originali e Ma neanche pretendiamo che lo siano. per carità, questa è una ricettina tramandata da mia nonna e fine qui a se stessa, insomma. Allora, adesso in forno a 190 gradi, forno già a temperatura per circa 25-30 minuti, dipende dai forni. Mi raccomando, nella parte centrale. E soprattutto, se vedete che diventano troppo scure, mettete un pochino, cioè prima ovviamente che diventino troppo scure, mettete un foglio di carta d'alluminio sopra, così continuano la cottura ma non si bruciano, ok? A dopo. Eccole qua, appena uscite dal forno. Adesso dobbiamo decorarle. Come le andremo a decorare? Facendo semplicemente una glassina chiamata anche ghiaccia reale, che si fa con l'acqua e lo zucchero, quindi lo zucchero a velo. Quindi adesso lo andrò a preparare, magari anche con alcuni coloranti, se vi piace, non so, per fare la bocca rossa, gli occhi neri, non lo so, e andrò a decorare le bamboline. Ci vediamo tra un po'. Sono pronti questi biscotti, io li trovo deliziosi. Indubbiamente non sono gli originali, Ci lo mancherebbe altro. ribadisco, perché quelli frascatani sono. Hanno il marchio depositato, quindi gli stampi originali non li troverete da nessuna parte, vi dovete attrezzare. Certo, però sinceramente a me anche così piacciono molto. Non è... questa è una ricetta, io la trovo una ricetta piena di ricordi. Esatto, Esatto, da quando ero bambina non è... che Esatto, non è... oh. Questa è lo zucchero con il colorante e un pochino d'acqua, ok? Calcolate che dovete andare un pochino ad occhio, ok? Per fare questa glassina. Io ho usato uno stecchino per fare i tre puntini e potrei usare un sac à poche col buchino, eccetera. Però vi volevo far vedere che anche con i semplici oggetti che uno ha in casa, se non hai tutta l'attrezzatura necessaria, ti puoi attrezzare, ti puoi arrangiare. Ok? Ecco qua. Occhi Io assaggerò questo. e denti. Questi si chiamano spaccadenti per questo motivo. Amore, sono durissimi, eh? Te l'ho detto. Di solito questi si mangiano, esatto, si mangiano quando sono un po' rifatti, che diventano leggermente più morbidi. Appena fatti è impossibile Però mangiarli. sono buoni. Lo so, il sapore è buonissimo. Ragazzi, provate a farli e diteci come vi sono venuti e se vi è piaciuta la ricetta. Mi raccomando, manteneteli, cioè conservateli dentro una bustina di plastica. Si ammorbidiranno un pochino e potrete mangiarli, perché così è impossibile. Posso assicurare che è impossibile. Ciao a tutti! Ciao!